Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 2019, pronti per il secondo Gran Premio della nostra primissima stagione in MotoGP. Avevamo fatto un esordio discretamente buono, almeno io mi sono divertito nel primissimo GP con la nostra Ducati, un po' inguidabile, però ci sta. Ora siamo pronti, come detto, per il Gran Premio d'Argentina, e direi che possiamo andare direttamente in pista perché io mi sono fatto già prove libere e qualifiche. Perché io alla fine all'inizio facevo la intro, poi mi facevo le mie prove libere, facevamo la Q1 e vedevamo magari il giro di Q2. Però nel frattempo la registrazione andava, quindi i file erano Buongiorno, buongiorno e molto più grandi bentrovati di dal quelli che potevano circuito essere. Quindi ho Terma detto: vabbè, Stelio faccio Hondo in prima, inizio la Argentina per la diretta del Gran registrazione Premio direttamente classe per la gara, MotoGP. facciamo Le prima, perché previsioni meteo altrimenti sono 1000.000 assolutamente giga. rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. Comunque, vi dicevo, le prove libere le ho fatte. Sono riuscito questa volta a superare anche il test del giro veloce. Ma questa volta ci sono riuscito perché una curva dove sono andato lungo, praticamente quella d'S, dove una sono andato lungo, la successiva me l'ha tagliata, ma non me l'ha considerata in quel giro. Quindi sono riuscito a fare il tempo che mi diceva. Ma penso che ci riusciremo solo Siamo qua, in dove alla diretta fine dalla abbiamo fatto griglia di perché ha partenza, tagliato. dove Perché le sennò camere sta si cippa che lo soffermano sui piloti facevamo. favoriti di oggi. Ancora pochi E. minuti e finalmente lo spettacolo avrà inizio. Ed era un tempo quello che mi diceva di fare, che era più basso del giro più veloce del migliore nelle prove libere. Quindi capite bene che non riusciremo a fare più di 20 punti, che sono quelli di fare solo la traiettoria. Quindi andremo avanti molto, molto lentamente per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, perché il giro veloce è veramente improponibile al momento. Comunque, come detto, siamo pronti per la nostra partenza. Allora, non sono arrivato nelle Q2, quindi il nostro Pino si è classificato. Adesso Terma lo Stelio vediamo Hondo è perché tutto pronto per dare inizio alla gara. E ora, nella mente dei piloti, ci c'è siamo posto per un fermati solo in pensiero: Q1, signori. essere primi al Purtroppo, questo è traguardo. quanto. Dobbiamo cercare di recuperare adesso dalla. Vediamo. Fermi tutti, aspetta, qua fa così. Dai. Dalla tredicesima posizione, oddio, meno peggio, oddio, meno peggio, nel senso avevamo fatto comunque una, pensavo un buon giro, ma all'atto pratico no. Allora, è un circuito molto ma molto difficile per questa moto, soprattutto per le staccate e alcuni curvoni, però ci sono alcune zone dove può sfoggiare la sua prepotenza questa moto, come questo rettilineo qui dove è devastante questa moto, è devastante. Vabbè, abbiamo scelto tutta potenza, signori, tutta potenza. Un po' di scia, magari staccata, però staccato. Oddio, tutto di sguincio, signori, tutto di sguincio. Piano piano. A volte dobbiamo anche lasciare andare un po' il freno, perché sennò la moto se ne va all'aceto. Comunque, grande partenza per il nostro Pino, che si ritrova in nona posizione. Attenzione qui all'esterno, madonna di lunghezza. Abbiamo perso un pochino il posteriore lì, ma Pino, attenzione, con quale ripresa. Vai così Pino. Allora, in questo caso nel giro secco stiamo soffrendo tanto, ma in gara si fomenta, Pino, si fomenta, ma perché questo è una moto dove, che non hai precisione, quindi diciamo nel giro secco ti trovi un po' così, mentre in gara, insomma, inizia a sfoggiare questa sportiveggianza che ti fa fomentare ancora di più. Occhio però, perché nelle prove libere sono caduto 2 o 3 volte per staccate troppo staccate. Siamo proprio staccati dalla moto. Se non mi tamponi, forse sarebbe meglio, buon uomo. Attenzione, qua troppo lunghi. Ci siamo fatti prendere un po' dalla foga. Maledizione, c'è Miller che ci tamponava. Dai, Pino, fatti valere. Attenzione a Rins qui davanti. Piano piano, piano piano, Pino. Che poi anche nella prima gara, in qualifiche e prove libere, è così così. Poi in gara proprio effettiva
È una moto da gara, signore, ma solo da gara, cioè neanche le prove libere deve fare, né prove libere né qualifiche, si deve semplicemente buttare in pista così insieme agli altri. Aspetta qua se la riusciamo a far bene. Un po' troppo interna. Perché siamo già troppo avanti per dove dovremmo stare, nel senso per le prestazioni della nostra moto, quindi non dobbiamo neanche strafare nel tentativo di recuperare quelli là davanti, perché hanno moto molto più performanti della nostra. E vedi, in gara va forte, signori, in gara va forte anche a livello tempistico. Cioè, nelle qualifiche mi sa che sono andato più lento, pensa tu. Ho fatto un decimo in più se non sbaglio. Piano, 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 piano. Che poi come fai a non fomentarti nel tentativo di recuperare quelli lì davanti? Lo devi fare, Pino, lo devi fare. Devi buttare il cuore oltre l'ostacolo, qualunque cosa accada. C'è un po' di spazio tra noi e gli inseguitori. Anche a queste staccate che si rischia. Si rischia tanto, si rischia tanto. Anche perché il freno posteriore, insomma, funziona e non funziona. Nel senso, anche per aiutarsi a riprendere alcune traiettorie, non ho notato grandi aiuti. Oppela. È un po' un'incognita. A volte va, a volte meno. Attenzione anche in ripartenza. È abbastanza brusca questa Ducati. Piano. Pino, io ti direi di spingere come se non ci fosse un domani, eh? Qualunque cosa accada, perché poi scuola Buzzi anche questo. Non è che la vedo molto poco stabile in staccata, non so se lo notate anche voi. Infatti faccio anche un po' traiettorie strane in alcuni casi, non per qualcosa, ma perché se poi vado troppo con l'analogico so che cadiamo. So che cadiamo. Quindi a volte dobbiamo lasciare i freni e lasciar scorrere un po' la moto anche in staccata, perché se no ce ne andiamo lunghi per terra. Lunghi per terra. Aspetta, questa. Devo cambiare qualcosa dell'assetto. Forse nel destra-sinistra sempre un po' più reattiva la dobbiamo mettere la moto. L'abbiamo fatto sin dalla moto 3, perché effettivamente il destra-sinistra a noi ci dà sempre qualche difficoltà. La moto è sempre un po' lentina nel fare questi cambi di direzione. Per quanto il pacchetto del telaio che abbiamo scelto era quello potenza bruta e anche agilità, a discapito però della stabilità della moto. Quindi agile sì, ma non essendo poi stabile a come arrivi alla staccata, ti giochi un po' anche il destra-sinistra. Piano, piano. Noi ci avvantaggiamo molto nelle fasi iniziali della gara. Poi quando quelli iniziano a prendere il ritmo, niente. Vabbè, quelli là davanti non sono prendibili. Anzi, come detto, mi sto meravigliando dei risultati che stiamo quasi per fare, perché la gara ancora non è finita, no? In questa Ducati, perché non me lo sarei aspettato. Soprattutto perché, come detto, sul giro secco soffriamo. Ed effettivamente, vedete, quando guidiamo da soli soffriamo un po' all'inizio. Quando c'è il gruppone vanno tutti, secondo me, un po' più lenti, un po' più cauti. Ed è lì che noi... I mortacci tua! Ed è lì che noi ci buttiamo come se non ci fosse un domani. Rischio! Sto Petrucci ci stava a falcià. Guarda che se ci riprova caliamo col crick. Qua cacciamo il crick. A Petrucci, state calmo, eh. Te lo dico. Non ti far prendere dalla foga, dal fatto che vedi sta Ducati della mamma di... No, sti cazzi. Ma scusate, ma questi ci buttano sotto. Se no ci ributta sotto un'altra. Teniamoci larghi. Che poi, scusate, non è che mi ha dato una botta. Mi ha leggermente sfiorato. Come è caduto il nostro Pino?
Com'è che le loro moto... Questo penso che neanche se ne sia accorto che ci aveva toccato. Non ha proprio sentito il colpo, che è stata appunto una sfiorata. Però ho idea che in alcune situazioni, cioè basta che ci sfiorano e noi dobbiamo cadere. Perché là non era... Cioè c'è un po'... Ci avrebbe allargato la traiettoria, non fatto cadere normalmente. Invece ci ha... Logicamente fatto ritrovare a terra, ma va bene. Va bene. Quando è così, signore. Cattiveria divina, una cattiveria divina. Ah, Petruccia, riprovaci un altro po'. Ah, riprovaci un altro po', che stiamo all'ultimo giro. Si è fatto superare, eh. Si è fatto superare. Non ci prova a venire a tamponare di nuovo Pino, che Pino stavolta non te la lascia passare. No. Abbiamo rewindato, ma la prossima è il crick diretto sui denti. Fammela un po' più stretta sta curva, Pino. Falla più stretta. Così poi affondi. Dovuto scalare, quindi non è che abbiamo guadagnato più di tempo facendola così, però va bene, va bene. Staccatona prepotente, staccatona prepotente. Attenzione che qua questi arrivano a cannone. Si riavvicinano tanto, ma noi impegniamo come se non ci fosse un domani, signori. Noi impegniamo malissimo. Oppela, occhio che pure qua. È stata una gara di tensione, perché ho detto quelli lì davanti proprio, vabbè, di un altro pianeta. Questi qua dietro ci hanno recuperato tanto, ma come detto non ci possiamo lamentare per il ritmo gara della nostra Ducati. È il ritmo gara che ci soddisfa, o meglio, più che il ritmo gara in generale, l'aggressività nelle fasi iniziali, perché qua Pino si va a prendere una posizione inaspettata, dei grandi puntoni per il nostro Pino quinto, che vedete a tempi, insomma. Abbiamo fatto quel giro da panico, però poi vabbè, Petrucci era più veloce, non di tantissimo, non di tantissimo, però. Allora, Valentino Rossi rimane primo a 45 punti, con Dovizioso secondo a 4 punti di distacco con la Ducati ufficiale. Noi abbiamo fatto comunque del nostro, abbiamo fatto del nostro. Moto e pilota sono competitivi. Continuando di questo passo, la squadra potrà arrivare a lottare per le posizioni che contano. In un altro pianeta magari, ma va benissimo così. Come detto, va benissimo così. Il quinto posto è un miracolo, oserei dire. Abbiamo 60 punti questa volta, quindi possiamo investire un pochino nella ricerca sviluppo. E più che queste cose andrei sull'elettronica, signori, perché siamo messi abbastanza male. E controllo trazione, freno motore o antimpennata? Quasi quasi andrei sull'antimpennata, perché la nostra moto, diciamo che impenna spesso e volentieri, spesso e volentieri. Anche il freno motore abbiamo difficoltà nella staccata, insomma dobbiamo migliorare un po' tutto. Controllo trazione ogni tanto ci sguiscia. Proviamo l'antimpennata, che magari sfruttando... Dai, poi 130 ci chiede, 130 è impossibile. Dovresti fare 6.000 ricerche e sviluppo. Dai, non è possibile. Troppi punti, troppi punti. Vabbè, il prossimo magari il freno motore, se ci arriviamo. E va bene, molto bene, molto bene. Mi raccomando, ragazzi, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Lasciate like, condividete questo video. Seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch. Ci vediamo al prossimo Gran Premio, che sarà difficilissimo, perché sulla Red Bull Gran Prix, vabbè, in... ad Austin, in Texas, dove ci impenneremo come se non ci fosse un domani. Abbiamo migliorato l'antipennata, quindi no, non servirà. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Quel Taleale.